affrontato 7 anni insieme, tantissime battaglie, tante vinte e alcune anche perse. E non solo da parte mia, che tra l'altro sono anche napoletano, ma da parte dell'intera città ci sarebbe il sogno di poterlo rivedere qui a Napoli. E la gente che ricorda il rapporto che ho avuto con lui, mi trovo sempre di fronte a una domanda senza soggetto. Torna? Quando torna? Ecco, non c'è il soggetto, ma io capisco ovviamente e lo capiscono tutti. La storia di Maradona è la storia di Napoli, una città unica al mondo per l'entusiasmo provato nei confronti dei campioni del pallone. 20 anni prima del Pibe d'Oro, le strade si popolarono di tifosi impazziti di gioia per l'arrivo di Omar Sibori e il Cabezón. Con il giornalista Bruno Bernardi andiamo alla scoperta del pianeta Maradona e dei suoi 7 fantastici anni trascorsi con la gente partenopea. Omar Sibori, che ha preceduto Maradona, che è stato diciamo l'antesignano di Maradona anche come tipologia di gioco nel mondo, in Argentina e qui in Italia, prima a Torino, nella Juventus e poi a Napoli, e mi disse: questo è un fenomeno che fa a velocità supersonica quello che io facevo al rallentatore. Mi ricordo una festa, quel giorno del 6 luglio del 1984, un San Paolo pieno di gente, c'erano 60.000 persone, solamente per vedere lui, per vedere Maradona. Si era detto, si era farneticato di Maradona che sarebbe sceso in elicottero in mezzo al campo, in realtà Maradona salì dal sottopassaggio, e mi ricordo che venne ripetuto questo ingresso in campo di Maradona per ben 2 volte, perché per la prima volta venne aggredito dai fotografi. E la gente non aveva visto niente, e la festa era stata organizzata per la gente, per cui pregarono Maradona di ritornare giù negli spogliatoi e di rifare questo ingresso da primissima donna sul terreno del San Paolo. E sono, sai, quei ricordi che difficilmente lo dimentichi. Annata 1984-85. Nel campionato italiano di calcio, un Napoli in difficoltà viene salvato nel girone di ritorno dai gol straordinari e dalle funamboliche giocate di Maradona. Chi lo ha acquistato, superando una agguerrita concorrenza, ha intuito benissimo che quel giocatore argentino, già noto alle platee calcistiche di tutto il mondo, è un autentico fenomeno, destinato a entrare nella storia del calcio, a rinverdire la leggenda dei numeri 10 di Di Stefano e di Pelé. Il San Paolo, entusiasta, ne canta le lodi. La città lo ringrazia e il primo nato dopo i botti di Capodanno prenderà il nome di Diego Armando, come tanti altri figli che verranno. Maradona, l'ha fatto Dio. Ma Diego Armando com'è nato? Bah, si narrano leggende, è nato povero.
È nato poverissimo. E a Lanús, un sobborgo di Buenos Aires, in una famiglia tribù, da padre falegname e da una madre che adora. Io sempre quando urlo, urlo mamma, mamma, perché penso che è la cosa migliore. Argentina, patria del tango, meta di molti italiani immigrati fin laggiù, terra di forti passioni politiche e di grandi differenze sociali. Qui Maradona brucia le tappe, preferendo il pallone agli studi. A soli 15 anni esordisce in prima squadra nell'Argentinos. Poi si trasferisce nel Boca Juniors. Infine, prima dell'arrivo da Ferlaino, tenta l'avventura straniera con i catalani del Barcellona. A 9 anni Maradona era in grado di palleggiare con quel sinistro dal pian terreno sino al sesto piano, facendo le scale naturalmente, senza far cadere il pallone. La seconda stagione di Maradona in maglia azzurra lo vede brillante guida per un onorevole terzo posto. Sembrano tornati all'ombra del Vesuvio quei giorni non lontani in cui un altro fuoriclasse straniero, l'olandese Rudy Kroll, ha permesso al Napoli di raggiungere le posizioni di testa. Sì, sì, ho visto che Giuliani stava fuori dalla porta, mi ha rimbalzato la palla, ho visto il calciato con fortuna che ha entrato in porta. La città è sempre più innamorata di un giocatore che nell'estate di quell'anno conquisterà gli amanti del calcio vincendo i mondiali in terra messicana con giocate strabilianti. Nessuno che non abita a Napoli si può immaginare tutto quello che lo dicevano la gente durante la settimana. Per questo questo gol, questa vittoria se la merita la gente. Era il pallone. Io nella mia così carriera di giornalista e di critico non ho mai dato a nessuno, tranne a Maradona, 10 in pagella. Un uomo che praticamente è nato con il pallone tra i piedi, che ha convissuto con il pallone sino ai 20 anni, che attraverso questa continua esercitazione, questo amore che aveva per il pallone è riuscito ad essere Maradona, oltre al talento, non aveva bisogno di allenarsi più di tanto. C'erano altri giocatori che dovevano allenarsi e fare gli straordinari per cercare di migliorare il loro quoziente tecnico. Lui aveva bisogno di mantenere il motore rotondo, leggero, per non andare in nausea da pallone, perché quando
si è sottoposti a questo tipo di pressione, a questo tipo di responsabilità enorme che aveva Maradona, che sentiva fin dal primo giorno che si presentò a Napoli, perché voleva vincere le partite da solo, perché aveva un ingaggio 3-4 volte superiore al più pagato dei suoi compagni, poteva diventare poi una forma di crisi di rigetto verso questo attrezzo che è stato il suo grande amore. Eravamo estasiati da lui, sicuramente tutti i compagni, era un divertimento vederlo palleggiare, vedere il più grande giocatore del mondo essere più umile degli altri giocatori durante l'allenamento. Diego aveva un rapporto splendido con i compagni, anche se il fatto che non veniva spesso agli allenamenti avrebbe dovuto condizionare il rapporto con i suoi compagni, invece riusciva a mantenere un rapporto buono con tutti quanti. Anche perché poi nel calcio conta la domenica, no? E lui la domenica c'era e a volte ti faceva vincere, anzi spesso e volentieri ti faceva vincere. Siamo a Soccavo, possiamo dire il tempio di Maradona dopo il San Paolo. Ecco, in questo posto dava tanto spettacolo, Bruno. Sì, qui era veramente il posto dove Maradona esprimeva tutta la sua scienza calcistica, gratis per i privilegiati, i napoletani privilegiati, che fino a quando Ottavio Bianchi e poi anche Bigon non hanno chiuso l'accesso al pubblico, sono stati beneficiati proprio da Maradona di questi numeri. Ricordo